come grande la città, come fina la città, come allegra la città. Vieni città, se stai a fare in campagna, se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Una buonasera, un saluto cordiale e un ben ritrovati per la rubrica Orvieto ieri ed oggi. Una rubrica oggi ricchissima come sempre del solito di tanti argomenti. Incominceremo a far vedere la mostra organizzata dall'Archivio di Stato di Orvieto in occasione della Festa della Donna. Appunto per questa occasione si vogliono far vedere le scritture, le immagini di donne dal Medioevo al Novecento. Quindi una mostra interessante, ecco, fare un po' a ritroso la storia delle donne di questo periodo. Poi ancora un'altra mostra, questa volta una mostra nazionale di fotografia, esposta al Palazzo dei Sette, esposta nella chiesa di San Giacomo e nell'ex chiesa di Piazza del Popolo. Bene, saluto Mauro. E quindi possiamo entrare nei temi. Sicuramente, e diciamo, siccome il primo argomento, appunto, come annunciato, riguarda la mostra allestita all'Archivio di Stato, innanzitutto diciamo appunto che per l'allestimento abbiamo ricerca e testi di Marilena Rossi Cavoneri e Mara Luigia Lunni, più tutti gli altri che hanno in segreteria e hanno provveduto all'allestimento di questa mostra. Diciamo piuttosto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha da tempo inserito nel calendario delle proprie manifestazioni la Festa della Donna dell'8 marzo, ricorrenza alla cui celebrazione attualmente si articola in modi numerosi e vari. Per la Giornata Internazionale della Donna, la sezione di Archivio di Stato di Orvieto ha organizzato quindi quest'anno una mostra che è stata inaugurata sabato 8 marzo alle ore 9:30 nei locali della sede di Piazza del Duomo 31. Dove sta l'archivio? È una mostra documentaria con testimonianze femminili tratte dagli archivi pubblici e privati conservati nella sezione. Lettere, inventari, diari e fotografie emergono da un silenzio secolare e suggeriscono un altro possibile racconto storico, quello visto dal punto d'osservazione del femminile. E poi avanti il documento, ma noi facciamo vedere l'immagine. Innanzitutto sono stato accompagnato in questa visita appunto con la direttrice dell'archivio, la signora dottoressa Marilena Rossi Cavoneri. Secondo testamento, ecco, la moglie di Guido Mangialotti, ecco, sta spiegando, è redatto sempre dal notaio Angelo Di Pietrograzia ed è del 1319 e anche qui Angela Mangialotti lascia denari alla fabbrica del Duomo, alla costruzione e all'ornamento della chiesa di San Francesco, alla quale sembra particolarmente legata perché lascia appunto definito nel suo testamento che vuole essere sepolta proprio nella chiesa di San Francesco, quindi significa che ha una certa benevolenza nei confronti degli ordini mendicanti. Una cosa particolare è che oltre a lasciti anche lei a chiese e ospedali della città, destina l'argento che orna due sue cinture e altri oggetti che possiede dello stesso materiale per far realizzare un calice, appunto dopo la sua morte, per una chiesa, ma non indica quale chiesa, lo lascia alla discrezione degli esecutori testamentari. Quindi anche questa è una disposizione un po' significativa, interessante, quasi che per la sua anima e per la salvezza della propria anima voglia destinare degli oggetti così di ornamento, degli oggetti superflui, per un oggetto di culto, come appunto può essere un calice. Poi prosegue con una serie di lettere tratte dall'archivio storico comunale di Orvieto che vanno dal 1466 al 1504. Fra queste emerge una lettera, per esempio, di Lucrezia Borgia,
che è rivolta ai priori di Orvieto, di raccomandazione per una, diciamo, un personaggio che deve essere il cavaliere del futuro podestà della città. È una lettera che Lucrezia scrive da Spoleto, ma emergono anche altre lettere di Isabetta di Anguillara, di Maria Contessa di Castelpiero, poi un inventario dotale del 1672 dove fra gli oggetti di proprietà di una donna, oltre a, intanto spiccano quelli per la sua bellezza, per il suo ornamento, fila di perle, anelli d'oro, un paio di pendenti fatti a navicella, vesti di vari tessuti che provengono dalla Francia, da Firenze, da Bergamo, quindi sicuramente una donna benestante, ma anche oggetti della casa, oggetti della vita quotidiana, padelle, conche, piatti con l'arma disegnata, sedie, credenze, non di rango come nel primo pannello, ma di donne comuni, anzi di donne molto umili, molto semplici, che chiedono aiuti e sussidi alle autorità comunali perché vivono in condizioni miserevoli, e alcune raccontano la propria condizione di miseria con toni veramente appassionati e veramente toccanti, come Orsola Silvestri o Rosa Serafini. Sottolineano soprattutto lo stato di salute molto precario, la povertà, la miseria, l'impossibilità di lavoro perché appunto malate. La cosa interessante è che queste sottoscrizioni devono essere, che queste lettere devono essere sottoscritte dal parroco o viceparroco, che deve attestare la veridicità delle dichiarazioni. Solo in quel caso le autorità comunali potevano provvedere al sussidio economico. Tant'è che ce n'è una che invece sicuramente una donna non avrà avuto il sussidio, perché il parroco dice che tutto quello che lei ha dichiarato non corrisponde al vero. In questa parte invece comincia la sezione dedicata all'Ottocento e al Novecento, e qui soprattutto è la sezione dedicata alle testimonianze femminili che emergono dagli archivi privati. Abbiamo scelto l'archivio di Luigi Fumi, l'archivio di Adolfo Cozza e l'archivio di Elisa Lombardi, ma mi preme sottolineare che abbiamo avuto una gradita donazione di un gruppo di fotografie da parte del maestro Mauro Sborra, che ritraggono donne e gruppi con donne e che risalgono alla fine del XIX secolo. Ora, ecco, venendo poi alle lettere che abbiamo scelto, sono lettere della madre di Luigi Fumi al figlio, della sorella di Luigi Fumi ai genitori, della moglie di Luigi Fumi, Bianca Cambi, al nostro grande illustre storico, che in una di queste lettere diventa quasi invece così un delegato ad acquisti e compere per la moglie, e quindi vi emerge sicuramente un aspetto molto più umano, quotidiano rispetto a quello dello storico e dell'erudito che conosciamo. E poi foto e immagini, lettere dall'archivio Cozza, in particolare i diari di Adina Cozza, che sono veri e propri registri della spesa, perché anche per una famiglia di notevole livello sociale, come era la famiglia nobile dei Cozza, la tenuta della spesa era importante, perché i problemi economici comunque sussistevano. Ed è quindi sono diari con le spese giornaliere per il vitto, per l'abbigliamento, per le necessità, spedire libri, spedire lettere. Ma l'interessante di questi diari è che ogni tanto Adina annota anche episodi e fatti della vita quotidiana che sono molto interessanti, come quando ricorda che il figlio Walter fece una nuotata a Roma da un ponte all'altro del Tevere in tempi molto ridotti. Oppure quando annota che Adolfo deve ripartire di nuovo per le sue campagne di scavi insieme al Barnabei, per esempio. Il Novecento è occupata tutta dall'archivio di Elisa Lombardi.
Elisa Lombardi è stata l'ultima comandante dell'Accademia Nazionale Femminile di Educazione Fisica di Orvieto. Nel 1993 ha voluto donare alla sezione di archivio di Orvieto il suo archivio, che contiene soprattutto fotografie, immagini e opuscoli dell'Accademia Femminile, fondata nel 1932 dal fascismo e attiva fino al 1943. Si tratta prevalentemente, come ho già detto, di un archivio fotografico dove sono ben evidenti immagini di donne, gruppi delle accademiste in gita fuori porta ad Orvieto, oppure accademiste mentre svolgono le loro attività ginniche. Ma la parte interessante dell'archivio è anche quella costituita da opuscoli, diari, manoscritti, calendari, numeri unici, redatti proprio dalle accademiste, che fanno emergere una notevole capacità di autorappresentazione di queste donne, che a volte scherzano anche un po' con la loro femminilità e con se stesse, e quindi danno di se stesse una rappresentazione che è sicuramente diversa da quella strettamente ufficiale che le vede protagoniste in saggi, parate, manifestazioni ufficiali. Per esempio, interessante è questo diario artistico manoscritto che risale al 1938 e che racconta con poesie, con disegni, con motti scherzosi la loro esperienza a Cogne per di corso di sci. Le accademiste tutti gli anni svolgevano corsi di sci per apprendere appunto la disciplina nelle varie stazioni invernali italiane, delle più rinomate sicuramente, e nel 38 appunto si trovavano a Cogne. Ma ugualmente interessante e scherzoso sulla capacità rappresentativa che avevano le accademiste è questo calendario del 1940. I mesi sono rappresentati da loro, dalle accademiste, sia nelle loro attività sportive sia in parte anche nel tempo libero, nei momenti di intimità o di riservatezza che potevano avere durante la giornata, soprattutto la sera quando si concludeva la loro impegnativa giornata. Signora, io la ringrazio, è vero? Quindi una bella carrellata sul protagonismo delle donne, nel mondo. Sì. Non so se ti sei accorto, no? Il mondo non cambia. C'era una lettera appunto, no, di raccomandazione per uno, sì, eccetera, eccetera. Quindi... No, ma questo dimostra anche che certe donne, ecco, hanno sempre lavorato, quelle che intendevano lavorare. E altre hanno preferito fare la vita domestica, quindi accudire più, stare più con la famiglia, sono scelte della vita. Quindi, passiamo appunto alla mostra. Andiamo a vedere la mostra invece fotografica, sì. Questa qui abbiamo, ripetiamo, sta al Palazzo dei Sette, nella chiesa dell'ex ospedale, quella di San Giacomo, nella chiesa che si trova in Piazza del Popolo, nell'ex chiesa di San Rocco. Sì. Ecco, mostre fotografiche, Orvieto Fotografia del 2008. Palazzo di Sette, davvero, perché parlavo dall'8 marzo al 31 marzo, quindi... Sono tutte mostre gratuite. Quindi qui abbiamo detto sono fotografi che arrivano un po' da tutta Italia. Tant'è, sì, che sono diverse, per aver occupato tre spazi e tre locali della città. No, anche il primo, oltre il pian terreno, il primo e il secondo piano del Palazzo di Sette. E quindi... Sì, io naturalmente è una piccola, perché sennò... Se no bisognava fare un po' stare proprio una trasmissione su questa mostra. Ecco, cominciamo col vedere appunto immagini della Cina. Sono grosse fotografie. Non so. Della Cina non si può fare più a meno, no, neanche infatti, nelle mostre fotografiche. Immagine della Cina. È un cinese che espone o italiani? No, no, sono
ora alla fine vediamo tutti. Ecco. E di fotografi orvietani ce n'è qualcuno? No. Ah sì, ci sono quelli dell'Istituto d'Arte. Ah ecco, beh vabbè, ma voglio di fotografi proprio, no, di mestiere, fotografi, non ce n'è. No. Ho premesso che io non sono salito al terzo piano, quindi potrebbero essere al terzo piano. E qualche fotografo. Ora, questa mostra è sicuramente da vedere, però sicuramente ci sta bene qualche fotografo orvietano o qualche raccoglitore di foto. Non, ecco qua, beh, Ombre cinesi in movimento di Claudio Brufola. E appunto poi sotto c'è la spiegazione che parla a giustificare. Ma poi forse in certi momenti della giornata si trovano anche gli espositori, cioè... Ma ci sono anche dei libretti documentaristici, diciamo, no, così. Cioè, questo è l'istituto, è il liceo, no, artistico. Questo dell'istituto superiore artistica e classica, più che altro sono volti rapiti, come si dice, no, così. Beh, è una specializzazione dell'istituto. Quindi la fotografia, e mi pare ovvio avere approfittato di una mostra cittadina. Ecco, cominciamo con Loco, l'amico. Un professore di matematica. L'amico Lolo, Iannucelli. E a fianco abbiamo il vescovo, certo non è un accoppiamento felice, ma d'altra parte sono due uno personaggi, insomma, noti della città. E Monsignore invece è Monsignore, è inutile aggettivarlo perché Monsignore è Monsignore. Ecco, vedete, proprio sono foto rapide, questo è un professore su dell'Istituto d'Arte, del liceo artistico. Non ci sono messi in posa, e sono rubate. Questo è un tappezziere, mi pare. Tappezziere, sì, vero. Cittadino. Sì, questo è uno che conosco di vista perché i nomi sotto non ci sono. È uno, comunque un orvietano. Come d'altra parte questo è un altro professore. Sì, dell'Istituto Superiore Artistico e Classico. Questa, la vicepresidente della provincia. Questa la conosciamo. Floriana Stella. Sì, la vicepresidente della provincia. Questa è la Carnevali. Sì. Oh, andiamoci. Sono centinaia, io ne ho ripresi una ventina, insomma, ma lì sono centinaia di volti. Anche questo è un professore. Un ex professore dello stesso istituto. Sì, dello stesso istituto. Questo è il preside, addirittura, vero? Attuale. Sì. Questa è una signora molto amica di mia moglie, che adesso non ricordo il nome, ma questo è un consigliere comunale, vero? Anche questo professore. Questa è una bella ragazza. Sarà una studentessa? Sarà una studentessa, molto probabilmente. Proprio sono foto non in posa, diciamo, no? Sono proprio rapite, come si dovrebbe dire. Estemporanee, prese al volo. I momenti più veri, poi, di un individuo. Sì, dicono almeno le foto prese così. Sì, altre due studentesse, sicuramente. È la luce lì che è disposta male, molto male. Questa è quella signora che vende... Che c'ha il negozio, sì, di genere alimentare, la bottega del gusto. Del buon gusto. In via del buon gusto, in via Garibaldi. Facciamogli un po' di pubblicità, la signora Svetlana. Esattamente. Anche questo, vero? Non so se è o è stato professore. È ancora, tutt'ora, credo. Professor Sante Ciconte. Sì. Ecco di nuovo Lolo, vero perplesso.
Ecco. L'ex preside Catamo. Catamo, vero? Guardate che, in che espressione è stato ritratto. È Giancarlo Baffo quello là. Professore universitario, no? È il professor Catamo, ex preside. Ecco, decima edizione della convenzione, eccetera. Questo è a pian terreno, quello che abbiamo visto, vero? Cioè parte di quello che sta a certo, pian terreno. Certo. E adesso sopra vedete mostre fotografiche, orchestra, fotografie, eccetera, eccetera. Sopra abbiamo addirittura vari fotografi. Tanto l'amico Francesco Zizzo, là. Questi stanno al primo piano. Umberto Stefanelli. Sono altri tre espositori. Ecco, parla della guerra giù, i primi tre mesi della guerra giù. In Iraq. Questa è la bocca del cannone. Oh, tutti e tre gli espositori lo stesso tema abbiamo visto. No, lì. Ah no, quello quindi era il reparto che espongono tre. Sì. Uno di questi tre quindi aveva queste foto della guerra in Iraq. Sì, infatti questa è l'ultima foto che vediamo. Ora vediamo appunto il nome dell'espositore. Ecco, Iraq di Francesco Zizzola, sì. Sono state scattate nel 2003 durante i primi tre mesi di guerra. Dopo sotto naturalmente c'è la zona, eccetera, eccetera, ma insomma a noi questo ci interessa poco.